specificato anche ieri, è impegnata affinché dalla Camera possa venire un forte impulso a soddisfare la legittima richiesta di giustizia dei familiari e dell'opinione pubblica. Oggi qui in aula rendiamo ulteriore omaggio alle figure di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che hanno pagato con la vita il loro impegno professionale alla ricerca della verità. Ma insieme a loro cogliamo l'occasione per ringraziare i giornalisti e gli altri operatori dell'informazione, che per consentire all'opinione pubblica di conoscere ciò che avviene nelle zone del mondo devastate dai conflitti armati, non esitano a correre rischi elevati, talvolta mortali. È un compito, il loro, che nessuno sviluppo tecnologico dei media può sostituire. Ci sarà sempre bisogno di qualche testimone che vada di persona sul luogo delle guerre, sfidando le armi e le propagande per permetterci di sapere. A questo punto, negli interventi di commemorazione, la parola al deputato Angelo Tofalo. Grazie Presidente. Non è semplice in questi momenti trovare le parole giuste senza eccedere in qualche affermazione troppo forte, perché Ilaria aveva 32 anni, quasi 33, proprio l'età mia, d'altronde l'età media che ha il mio gruppo parlamentare. E sappiamo che a quest'età, Presidente, si ha dentro quell'energia per la quale nulla sembra impossibile. Andiamo avanti come dei treni, credendo di poter superare qualsiasi ostacolo abbiamo davanti, di sfondare qualsiasi muro. Ilaria era un treno di grinta e passione nel perseguire l'obiettivo, voglia di trasparenza e di raccontare la verità. Insieme a Miran Hrovatin aveva raccolto prove inconfutabili, probabilmente aveva scoperto il traffico dei rifiuti tossici in cambio di armi e soldi che avveniva in Somalia durante le cosiddette missioni di pace, in cui erano coinvolti anche esercito ed istituzioni italiane. Per questo furono uccisi. Oggi conosciamo la verità storica, ma non quella giuridica, e le istituzioni sono in grandissimo debito con Ilaria e la sua famiglia e quella di Miran. All'epoca dei fatti avevo solo 13 anni, ricordo che si parlò molto di quella vicenda, ma se ancora oggi ci troviamo qui, dopo 20 anni, a ricordarla, a ricordare anche Miran, è grazie a Giorgio, il padre ora scomparso, e la madre Luciana, che hanno avuto la forza di tenere in vita Ilaria e la sua storia a distanza di tanto tempo. Mi sono sfogliato in questi giorni le oltre 1.400 pagine della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso, che produsse ben tre relazioni, una di maggioranza e due di minoranza. In questi giorni, tra l'altro, ho sentito tante belle parole, ora però ci vogliono i fatti. Perché se il segreto di Stato si appone quando si mette a rischio la sicurezza della Repubblica, è altrettanto vero che non si può nascondere la verità sulla vita di vittime innocenti, una donna e un uomo che dovrebbero essere onorati da tutti, semplicemente e solo portando alla luce la verità. Tante belle parole. La ministra Mogherini ha detto che Ilaria è stato un suo modello. La ministra Pinotti era nella commissione d'inchiesta, insieme alla collega Bindi partecipò all'elaborazione di ottimi documenti. La presidente Boldrini anche ha speso parole condivisibili e giuste. Parliamo di donne della maggioranza, attualmente presidente della commissione antimafia, la Bindi. Parliamo dei ministri difesa e affari esteri, che vorrei ricordare fanno parte del governo e sono sedute al tavolo del CISR, Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica. Quindi ci sono tutte le carte in regola per procedere senza indugi. Quindi mi rivolgo all'ultimo tassello, l'ultimissimo, ovvero il Presidente Matteo Renzi, che ora deve decidere se essere, concludo Presidente, un minuto, la faccia acqua e sapone che c'è la traffici di armi, rifiuti e omicidi, o vuol rottamare davvero con i fatti, per la prima volta, qualcosa usando i suoi poteri. Proprio qui, a pochi metri da noi, ci sono i fascicoli con le verità nascoste. Basta avere la volontà politica di alzare la mano, metterla in quegli archivi e aprire questi fascicoli. Basta avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. E concludo con una domanda a lei, Presidente, a tutti i presenti in aula e anche a quelli che magari girano ancora nei corridoi di questo palazzo e sanno qualcosa più di noi. Mi domando se Ilaria all'epoca avesse potuto twittare. Se Ilaria all'epoca avesse potuto scrivere uno status su Facebook o postare una foto, mi domando, oggi sarebbe ancora viva? Forse no, ma forse avremmo sicuramente qualche informazione in più su quella verità che lei con grande passione voleva raccontarci. Ciao Ilaria, ciao Miran. Ringrazio. Adesso la deputata Petit.